Chi si aspettava una canonica conferenza stampa ha dovuto ricredersi. Francesca Schiavone ha portato a Varese ben di più, un approccio hollywoodiano e una narrazione che promette ampio richiamo. Sullo schermo le prodezze dell'ex campionessa, forte delle sue 465 vittorie all'attivo. Sul proscenio la declinazione locale delle ambizioni targate Team Lab, quelle che restituiranno alla comunità un centro sportivo antistante l'ippodromo dotato di 7 campi per il tennis e per il padel, infrastrutture che ne consentiranno l'utilizzo 12 mesi l'anno e più in generale un progetto che fonde lo spirito agonistico con quello sinergico, accademico, formativo, culturalmente sartoriale. Ma perché Varese? Perché io da piccolina venivo qua spesso sul lago e dopodiché conosco alcune persone che continuavano, vieni a vedere questa città che è straordinaria, quindi nella seconda fase della mia vita dopo la carriera sono ritornata, quindi infanzia, 5-6 anni fa sono tornata, ho iniziato a frequentarla, devo dire che è una città splendida e è anche ben comunicata con Malpensa, la Svizzera, Milano, in 40 minuti, mezz'ora puoi raggiungerla facilmente. Quali sono le ambizioni? Cosa vuole diventare questo centro? Centro, voglio che diventi il primo lab, cioè un laboratorio. Non voglio fare un format di tutti i giorni che è la solita accademia. Voglio fare un lab, un laboratorio dove metto l'attenzione sullo sviluppo delle capacità dei giovani. Su a ciascuna persona che entra voglio fargli un vestito personale, cucirglielo. Abbiamo visto chiacchierare con Toto Bulgheroni, con Barugini, con Bertolasi, con lo sport di Varese. Le sinergie sono fondamentali. Sono proprio quelli, sono proprio loro tre che mi hanno aperto le porte a Varese e sono felicissima di questa scelta che ho fatto. E devo dire che è un riferimento importante sia a Toto Bulgheroni che a Sara Bertolasi perché mi stanno dando la possibilità di capire quanto è importante nella città di Varese lo sport. E quindi voglio anche fare degli scambi con il basket, scambi di allenamenti, di formazioni per i giovani, anche nel canottaggio. Loro possono insegnare al nostro sport e noi possiamo insegnare a loro, questo è importante.